Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Finalmente siamo nel vivo della next gen. Dopo un anno decisamente tortuoso, il mercato è pronto ad accogliere i nuovi hardware. Microsoft è già scesa in campo con la sua serie X e la sorellina serie S, mentre Sony ha optato per un lancio scaglionato, con la PS5 che arriverà in Europa in leggero ritardo, il prossimo 19 novembre. Mai come oggi il passaggio generazionale è stato confuso e pieno di incertezze, ed è facile rendersi conto di come siano ancora molte le perplessità del pubblico, tutte riassumibili in un'unica domanda. Vale veramente la pena passare alla next gen? Ovviamente non esiste una risposta definitiva e molto dipende dai propri gusti personali e dalle proprie disponibilità economiche. Al netto di questi fattori però ho deciso di fare una serie di video dove andrò a mettere in evidenza i punti di forza delle nuove piattaforme per dare una nuova prospettiva agli acquirenti potenzialmente indecisi. Oggi partiamo da PlayStation 5, lunedì andremo avanti con Serie X e mercoledì chiuderemo con l'alternativa alla next gen, Nintendo Switch. Prima di iniziare mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! PlayStation 5 è una console molto particolare, perché se da un lato, come si vede già dal design, si pone in netta rottura con il passato, dall'altro offre un'esperienza di netta continuità con PlayStation 4. Il primo punto a favore della console risiede proprio nella sua totale retrocompatibilità con la piattaforma che l'ha preceduta. Salvo qualche rara e inspiegabile eccezione, potrete rigiocare tutti i classici dell'era PS4 senza alcun problema di compatibilità e in molti casi con delle ottimizzazioni pensate per sfruttare al meglio l'hardware di PlayStation 5. Anche gli account potranno essere portati senza problemi sulle nuove console e con loro tutti i titoli PS4 presenti all'interno delle proprie librerie. Questo significa che la PlayStation 5 dotata di lettore non solo è in grado di riprodurre i dischi di PlayStation 4, ma anche di accogliere tutti gli acquisti digitali fatti nel corso degli anni. Un bel vantaggio se si pensa che la lineup di lancio di una console spesso non presenta titoli imprescindibili in grado da soli di invogliare l'acquisto, e il panorama di PlayStation 5 non sembra certo fare eccezioni. Con un catalogo del genere a portata di mano, la situazione però cambia radicalmente. Il secondo punto a favore dell'ammiraglia Sony, che si ricollega direttamente al primo, è il pacchetto di benvenuto offerto agli utenti PlayStation Plus che approdano sulla console. La PlayStation Plus Collection è infatti una raccolta di 20 titoli che hanno segnato il ciclo vitale di PS4, disponibile gratis per tutti gli abbonati al servizio di Sony. Tra i giochi proposti sono presenti alcuni dei migliori giochi della precedente generazione, da God of War a Bloodborne, passando per Days Gone e Uncharted 4. Per chi non si avvicina da tempo all'ecosistema PlayStation, è un ottimo incentivo per acquistare PS5 e avere subito a disposizione una sfilza di capolavori che lo terranno impegnato a lungo. Va da sé che il terzo motivo per preferire PS5 risiede nelle sue esclusive e da quello che possiamo aspettarci nel tempo dai PlayStation Studios. Non è un segreto che chi sceglie PlayStation lo fa molto spesso per i titoli first party, un terreno su cui Sony ha investito tantissimo nel corso degli anni, arrivando a proporre alcuni dei brand più conosciuti di sempre. Se subite le fascinazioni delle grosse produzioni AAA e dall'impianto cinematografico, con una particolare attenzione alla struttura narrativa, beh, state sicuri che il parco titoli PS5 saprà soddisfare appieno le vostre esigenze. A fronte di un inizio abbastanza tranquillo, se Sony riuscirà a riproporre anche solo la metà del numero di titoloni usciti su PS4, anche questa generazione si potrà dire ricca di giochi epocali. Ma next gen significa anche e soprattutto rottura con il passato, e credo proprio che la più grande evoluzione tecnica che sperimenteremo su PS5 e che sarà in grado di rivoluzionare il game design sarà l'eliminazione dei tempi di caricamento grazie alla velocità degli SSD. Se nel corso della precedente generazione si è cercato di occultare in tutti i modi i loading time mascherandoli tramite l'ausilio di corridoi obbligatori o di sequenze non saltabili, già da ora possiamo notare come titoli old gen si ritrovino completamente privi di momenti di attesa e transizioni che spezzano il ritmo di gioco. Quanto visto poi in un'esclusiva come Ratchet & Clank non fa che aprire un ventaglio di nuove possibilità di gameplay fino ad ora impensabili, con cambi di ambientazioni repentini e stravolgimenti del level design che avvengono in tempo reale. E questa è solo una delle tante applicazioni che sono sicuro troveranno terreno fertile grazie alla potenza dell'hardware di PS5.
Per chiudere, a questo punto è chiaro che non è da sottovalutare l'impegno che è stato riposto da parte di Sony nel rompere la linea evolutiva di PlayStation, operazione che ha coinvolto non solo la console, ma anche tutte le periferiche che l'accompagnano. Il DualSense si presenta come un controller rivoluzionario già dal suo nome, che si allontana dal ben più riconoscibile DualShock. Sono tante le nuove feature presenti al suo interno e questa volta, a differenza di quanto accaduto col DualShock 4, sembrano tutte essere state implementate con intelligenza. Si va dal feedback aptico, che sembra una sorta di evoluzione dell'HD Rumble dei Joy-Con, passando per la resistenza adattiva dei trigger L2 R2 e il microfono incorporato nella scocca. Così come Wii Sports rappresentava il perfetto biglietto d'ingresso per le potenzialità del Wiimote, così dentro PS5 è già preinstallato Astro's Playroom, un divertentissimo platform pensato per fare da demo tecnica al nuovo DualSense, e il risultato ha colto tutti quanti di sorpresa. E fossi in voi, inizierei a tenere d'occhio anche le cuffie con audio 3D, soprattutto quando inizieranno ad uscire titoli pensati per sfruttare appositamente il Tempest Engine tanto pubblicizzato da Sony. Quindi poracci, cosa ne pensate di PS5? Credete che l'acquisterete o per ora la vostra attenzione è rivolta verso altro? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Next, Michele e Jen, ciao!